L'essere umano è una creatura straordinaria e complessa. Questo anche perché possiede una capacità emotiva altrettanto straordinaria e complessa. Gioia, rabbia, sorpresa, disgusto. Sono solo alcune sfumature del variegato spettro emotivo che una persona è in grado di provare. Le emozioni sono state fondamentali per l'evoluzione della specie umana e sono indispensabili per la nostra sopravvivenza e per la nostra qualità di vita. Esse ci forniscono informazioni relative a situazioni che potrebbero essere pericolose o dannose per noi. Ci aiutano a valutare le situazioni, possono agire come segnali per farci capire ciò di cui abbiamo bisogno, ciò che ci piace o che desideriamo. Possono suggerirci se avvicinarci o allontanarci da una certa situazione, oppure fornirci informazioni su come stiamo e sulla vitalità che abbiamo. Nonostante questo, tendiamo spesso a svalutarne l'importanza, assumendo atteggiamenti che non ci consentono di stare in contatto con alcune di loro. E questo vale soprattutto per quelle che tendiamo a considerare negative o spiacevoli. Tra queste troviamo in particolare la tristezza. Secondo lo psicologo cognitivista Michael Lewis, la tristezza costituisce una risposta innata e fisiologicamente normale a stati di privazione o perdita, e che se all'inizio della vita serve a segnalare agli altri e a se stessi che qualcosa di essenziale manca al proprio benessere, in fasi successive, se usata con consapevolezza, può rivelarsi una risorsa preziosa. Inoltre, afferma sempre Lewis, la tristezza è una delle emozioni che portano la persona a rivolgersi verso l'interno di sé, in un atteggiamento mentale rivolto alla propria interiorità e al contatto con i propri reali bisogni. Un'altra funzione importante svolta dalla tristezza è quella di consentirci di riflettere in maniera profonda e autentica sugli eventi della nostra vita, con la possibilità di cercare un senso a quello che ci accade o al nostro dolore. La tristezza è quindi fondamentale per elaborare gli eventi spiacevoli che ci accadono, ma può anche agire come stimolo al cambiamento. Stare in contatto con essa ci consente di comprendere che qualcosa non va in noi, sollecitandoci ad un cambiamento teso a raggiungere un equilibrio migliore, mostrandoci nuove prospettive prima non visibili. Nonostante ciò, spesso la nostra cultura ci porta a considerare la tristezza come qualcosa che è meglio nascondere, considerandola un'emozione negativa, e basta che una persona attraversi un periodo di malinconia per considerarla già depressa. Tuttavia, privarsi della possibilità di sperimentare la tristezza ci sottrae la possibilità di imparare a gestirla e di capire che disponiamo delle risorse per fronteggiarla o almeno imparare a maneggiarla. Molte persone cercano di cancellare in ogni modo la naturale tristezza umana, anche attraverso l'abuso di farmaci antidepressivi, creati inizialmente per trattare le depressioni gravi e che invece oggi vengono utilizzati anche in presenza di semplici stati d'ansia, tristezza o timidezza. In molti casi l'uso di alcol e droghe interviene proprio in un contesto in cui prevale la paura di sentire e stare in contatto con la propria interiorità, cosa che porta spesso gli individui a cercare di evitare, attenuare, se non addirittura spegnere le emozioni. Tuttavia, l'uso di sostanze psicoattive altera la capacità dell'individuo di percepire i suoi stati d'animo, impoverendone inesorabilmente la capacità di comprenderli, comunicarli e gestirli. Il Cufrad, in tal senso, agisce nel comprendere le cause che vi sono alla base di tale malessere, aiutando e accompagnando l'individuo in un percorso che mira al raggiungimento e conquista di una vita sana ed equilibrata. Talvolta il soggetto tossicodipendente tende a ritenere fortemente che la sua vita non abbia significato e che non ci sia più possibilità di crescita e sviluppo. Ci si chiude in un mondo di vuoto e tristezza, mentre si osserva i propri giorni scorrere. Al Cufrad c'è la possibilità di confrontarsi quotidianamente con compagni ed operatori, processo questo che permette di consapevolizzare non solo la criticità, ma anche e soprattutto le potenzialità dell'individuo, molto spesso sconosciute anche a lui stesso. Ed è proprio sulla base di queste che durante il percorso di cura
Il QFRAD impegna la persona in attività ora ludico-ricreative, ora espressive e rielaborative, permettendo all'individuo di recuperare un senso di competenza ed autosufficienza. Si riscopre il piacere di sentirsi utili a se stessi e agli altri, di riprendere contatto con emozioni positive troppo a lungo sopite, ed infine sperimentare nuove forme di gratificazione, alternative opposte a quelle illusorie offerte dalle droghe e dall'alcol. È vero che restare in contatto con ciò che sentiamo può essere a volte faticoso, doloroso, e può metterci davanti a problemi da affrontare, ma è anche vero che non restare in contatto con le nostre emozioni significa non vivere appieno la nostra vita.